Il dramma di Giancarlo Magalli. Ecco cosa mi è successo. Giancarlo Magalli, dopo tanti mesi, è riapparso in TV e lo ha fatto nel corso dell'ultima puntata di Verissimo. Il pubblico è rimasto sorpreso nel rivederlo così dimagrito. Quasi irriconoscibile. Pure la nostra Silvia Toffanin è rimasta alquanto basita, appena il conduttore è entrato in studio. Subito si è capito che il suo dimagrimento era dovuto a gravi problemi di salute, che ha dovuto affrontare in questi ultimi mesi. Proprio nello studio di Verissimo, Magalli ha spiegato cosa gli è successo. Si è così scoperto che è stato colpito prima da una brutta infezione e poi da un tumore. Il peggio fortunatamente è passato, come ha raccontato Magalli alla Toffanin. Nel 90% dei casi, il tipo di tumore che ha avuto è guaribile e sembra proprio che Giancarlo sia riuscito a sconfiggerlo. Ha poi raccontato i dettagli di quando è stato male la prima volta e di come le due figlie gli fossero sempre state accanto. Non solo, ha pure confidato che alle sue ragazze, i medici avevano detto che se non si interveniva subito, rischiava di morire. Insomma, di certo non ha attraversato un gran bel periodo il nostro Magalli. È stato per ben 4 mesi sdraiato a letto e ha perso 24 kg. Ora, piano piano, si sta riprendendo e spera di poter tornare presto a lavorare. Di fronte alla Toffanin, ha fornito altri dettagli sulla malattia. In particolare, si è scoperto che tutto è cominciato con un dolore alla milza. Proprio mentre stava facendo degli accertamenti, è subentrata una brutta infezione, che lo ha costretto ad andare di corsa in ospedale. Curato per questa infezione, si è poi scoperto il tumore nella zona della milza. Fortunatamente si è trattato di un linfoma curabile. Ci sono voluti 6 mesi di ricovero e cure per guarire. Di certo non è stato un periodo semplice, sia per lui che per le due figlie, Manuela e Michela. Il peggio quindi è passato. Magalli oggi si sente meglio e sta recuperando pian piano le forze. Il conduttore ha mantenuto il riserbo sulla sua malattia sino ad oggi. In pochi sapevano. Solo gli amici più stretti e ovviamente i familiari. Un po' per scaramanzia, aveva preferito non dire nulla. Ora che il peggio è alle spalle, ha scelto di raccontare tutto e lo ha fatto nello studio di Verissimo, dove sono intervenute anche le due figlie Michela e Manuela. Nonostante i problemi di salute, Magalli non ha perso la sua vena ironica. Il conduttore ha lanciato delle belle frecciate a dei colleghi, senza però farne i nomi. In particolare, si è riferito a chi ha preso i suoi programmi. Persone che, a detta sua, forse non si aspettavano di rivederlo in piedi. Ha poi lanciato una stoccata a quelle persone che prima si definivano amici, ma che durante la malattia si sono dimostrate tutte il contrario. Sono sparite, non sono nemmeno andate a trovarlo. L'importante per Magalli comunque è stata la vicinanza delle due figlie. Anche le sue ex mogli gli sono state accanto. Una dimostrazione di famiglia allargata nel vero senso della parola. Sul finale dell'intervista, la nostra Silvia Toffanin ha chiesto al suo ospite se tornerà a lavorare in Rai, oppure no. Ebbene, Magalli anche in questo caso ha lanciato delle frecciatine a chi di dovere. Ha infatti dichiarato di lavorare in Rai da 50 anni e di sapere bene quali siano i limiti dell'azienda. Ad esempio, la riconoscenza non è il punto forte della Rai. Questo anche perché i vertici di Viale Mazzini cambiano continuamente. Quindi non si hanno persone di riferimento con cui parlare. Ultimamente ha scritto al direttore Stefano Coletta. E in attesa di risposta. La Rai gli darà una nuova occasione? Vi ha stupito rivedere Magalli così diverso? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.